Ciao a tutti e ben ritrovati. Oggi vi voglio parlare del sesto chakra. Siamo nella Cina del 1950 e l'esercito cinese stava per invadere il Tibet. A che arrivano con i carri armati e la fanteria e arrivano davanti ai monasteri e ai templi buddisti. Un ragazzo scende dal carro armato e davanti a tutti i monaci inizia a dire: è meglio un contadino che ara i campi e dà da mangiare alle persone oppure un monaco che sta lì a pregare e non fare niente? E tutti quanti: è meglio il contadino. Poi: è meglio un dottore che studia e conosce la scienza o un monaco che sta lì a pregare e non fare niente? E tutti: è meglio uno scienziato, è meglio un dottore. A che salta su il monaco e gli dice: attento, quello che tu vedi è separazione, quando in realtà tutto è uno. Quello purtroppo non capisce quello che sta dicendo. Lo prende per il bavero, lo porta lungo un campo, gli mette la pistola contro la nuca e gli dice: la religione è un veleno. E poi preme il grilletto. Con gli anni a seguire, il Tibet, dopo 11 giorni, scusate, lo stato crolla del Tibet e diventa un protettorato, diciamo così, della Cina. Il Dalai Lama è costretto a fuggire in India e tuttora la situazione è ancora così. Tra l'altro, ieri sera hanno fatto vedere 7 anni in Tibet, un film molto bello, dove, vabbè. Ecco, quello che volevo farvi vedere con questi esempi sul sesto chakra, il significato del terzo occhio, è una persona che è ancora radicata nel primo chakra. Quindi dare per offendere, dare per distruggere, non ha in sé l'unità, l'uno del padre, quindi i due occhi sono separati, mentre il terzo occhio, il significato del terzo occhio è essere nell'uno, quindi fare del due l'uno. Molti dipinti di Gesù viene raffigurato con le due dita così nei quadri. Non tutti sanno che quando si va in chiesa si tengono le mani unite così. In realtà questo significa proprio fare del due l'uno. Cioè, che cosa significa? Significa che io sono un solo corpo e un solo spirito, non sono diabolico, non sono separato. Non sono separato, se sono un tutt'uno con il Padre. Cioè, non c'è separazione in me. Quindi l'atto di separazione è stato dato da Adamo ed Eva e dal peccato originale. E questo atto di separazione è un atto dovuto, diciamo così, perché si discende, è una cosa che poi l'uomo, l'anima quando discende, lo spirito quando discende dal padre si stacca e quindi deve fare esperienza nella materia, c'è tutto il suo significato, tutto il suo percorso. A tal proposito, visto che si parla di Adamo ed Eva, ancora prima riguardo a questo discorso del sé separato dal padre, no? Quindi nasciamo nel mondo identificati, ci identifichiamo nel mondo. Questa identificazione porta per l'appunto separazione. Separazione da che cosa? Dall'uno, dal padre. E noi non conosciamo che c'è effettivamente questo. Molti dicono: ma non ne ho neanche bisogno, giustamente, no? Capita però nella vita che arrivi la tempesta e distrugga il raccolto. Il raccolto cos'è? Siamo noi, cioè noi quello che abbiamo costruito nel mondo, la casa sulla sabbia, sostanzialmente. È venuta la grandine.
C'è chi capisce alla prima tempesta e inizia già a costruire la casa sulla roccia, c'è chi invece continua a voler costruire la casa sulla sabbia. E quindi dopo la grandine che cosa arrivano? Arrivano le locuste. E così via, fino per l'appunto a dover provare, l'ultimo flagello era quello della morte del figlio di Ramesse, a dover provare una distruzione del raccolto, tutte e sette le piaghe di Mosè parlano proprio della distruzione del raccolto, tutte parlano di una cosa sola, distruzione del raccolto, di quale raccolto? Del sé identificato nel mondo, del sé separato dall'uno, ed è quello che vuole per l'appunto Dio, cioè... Ti dice, guarda, tu poi devi essere una persona che è integra, però deve sapere anche costruire non solo nel mondo, ma anche nel mondo invisibile, che è quello del padre, che è quello dello spirito. E uno dice, ma che cosa me ne faccio io di uno spirito? Che cosa mi serve? Ti serve perché quando tu vedi nelle cose, quindi nel sesto chakra, devi vedere non separato, ma devi vedere nell'uno. Quindi per forza di cose devi costruire questa casa sulla roccia che è lo spirito, in modo da non essere separato dall'uno. Quello che dice sempre il igienista. Fate del 2 l'1. Ora, purtroppo, molti cristiani che sono passati su questo canale mi hanno attaccato dicendo che io sono satanico, perché pensano che io sto dicendo di unire la zizzania col grano, sto dicendo di unire Satana con Gesù, con Dio. Molti addirittura qualcuno pensa sul web che Gesù sia Satana, che Satana è il regno Lucifero di questo mondo. In realtà siamo noi che quando nasciamo separati dall'uno, non nasciamo nell'uno, non nasciamo, a parte quando siamo bambini che siamo molto vicini alla sorgente, presente, no? Ecco, quindi mi ricollego di nuovo al discorso del sé separato. Il sé separato cosa fa? Giudica. E chi giudica in separazione, quindi offende pensando di avere proprio ragione, in realtà è ancora nell'ombra e quindi inciampa, non è nella luce. Ma lui, la persona che offende e giudica offendendo, proprio muovendo le acque perché vuole che le cose si concretizzino come vuole lui, pensando di essere per appunto nella ragione, in realtà non conosce la differenza tra un io che giudica in modo separato e un io che giudica nell'uno. Vedete la piramide? Il simbolo della piramide con il terzo occhio in cima simboleggia proprio innanzitutto il basamento a quattro angoli, insomma, è un quadrato della piramide, rappresenta il campo dove noi cresciamo nel sé separato del mondo e dove noi costruiamo per l'appunto il nostro se identificato, separato dall'uno, che non conosciamo proprio, non è colpa nostra, cioè proprio non... Da qui molta gente direbbe, ma perché fai questo allora Dio? C'è il perché, c'è il motivo. E per appunto il terzo occhio che sta proprio in cima, dove convergono tutti i simbolo è questo, no? Vi stanno dicendo da migliaia di anni, fate del 2 l'1, non siate diabolici. Vi
Quindi ribalto tutti i concetti di tutti i complotti che avete sentito sul web da 10 anni a questa parte, dove dicono che gli Illuminati sono massoni che vogliono manipolare il mondo, vogliono microcippare, vogliono vaccinare e vogliono rendere l'uomo in gabbia. In realtà loro quello che hanno sempre cercato di fare è trasformare l'uomo scimmia. Quindi Goku dai capelli rossi, scimmia, scimmioide, ha un livello molto più alto, un livello molto più alto. Loro stanno cercando di fare questo, eh? Con Matrix, Neo muore in questo sé separato, il sé esteriore del mondo. E quando muore, lui si ritrova nella sua Nabucodonosor, no? La nave con Morpheus, che è il dio dei sogni, no? Ed è ricoperto di stracci, non lasciano niente al caso, lui è ricoperto di stracci. Che cosa significa? Che lui ancora non è forte nell'uno, quindi nello spirito, non sa ancora fermare le macchine, no? Le macchine che sarebbe questa, la mente logica, che è forte, la mente logica. Dopo poi ci riesce, acquisendo forza, riesce a fermare le sentinelle solo col pensiero. In Gattaca, ad esempio, vediamo Anton che rappresenta la mente, fratello minore di Vincent, anche lì niente lasciato al caso, Vincent però è quello che ha fatto il percorso nell'anima. Alla fine la mente non riesce a comprendere fino in fondo che cosa significa essere nell'uno, non lo riesce a comprendere. Quando ci prova, collassa. Prova a vedere se riesce ad arrivare all'altra riva. Quando Vincent dice vieni all'altra riva, ma la mente collassa perché non ce la fa. Non ce la fa. Quindi in realtà quella rappresentazione lì è sempre la rappresentazione del sé esteriore che muore. Muore nel mondo. E l'anima vive nell'uno, riesce per l'appunto a raggiungere l'altra riva. Vedete, queste cose qui succedono nel mondo quando noi siamo ancora nel sé separato, arriva la tempesta e arriverà la tribolazione e noi ci perderemo, ci abbandoneremo e finiremo molto male. Ad esempio, mi piacciono molto le storie di Salvatore Brizzi, dove dice che io stavo per suicidarmi, ma un attimo prima è successo qualcosa. È successo qualcosa. Cioè, lo sa solo lui quello che è successo, no? Cioè, in realtà chi si è risvegliato lo sa benissimo che cosa è successo. E io no, quando mi sono risvegliato nel 2010, non è che ho detto ah, 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 c'ho un'anima. Ah, ma potevate dirmelo prima, no? Ci ho messo 10 anni per capirlo, eh? Cioè, non è che arriva dall'oggi al domani. Tra l'altro, io andavo in chiesa. Cioè, andavo in chiesa, ma non capivo niente di quello che dicevano. Non perché ero distratto, perché ero attento, ma non capivo niente. Ancora non capivo chi era veramente Yeshua. Yeshua, come Buddha, erano lì per dirti: guarda, ciccio caro, che ci siamo passati noi prima di te. E siamo qui per dirti cosa fare, qual è la strada, stare sul sentiero e non ti preoccupare perché tanto comunque tutto questo fa parte della vita. È dura crescere, lo so. Quindi il sesto chakra rappresenta pensare nell'uno e vedere nell'uno, quindi non vedere doppio e non pensare doppio. Quindi che cosa significa? Che io quando sono ad esempio al lavoro e vedo quella mia collega essere sempre al telefono, che parla e parla e parla, mi dà fastidio, proprio mi dà fastidio. E però, perché mi dà fastidio proprio sentirla parlare, no? Mi dà fastidio come volume, tono della voce. Però vado a casa e
e con i miei figli invece c'è un gran casino, ma sono in pace e sto benissimo. Questo è per l'appunto vedere doppio, essere giudicanti nei confronti degli altri e volere qualcosa che noi ancora non capiamo. Cioè, noi pensiamo sì, tu devi fare, devi, perché mi dai fastidio. In realtà non è così. In realtà noi ancora dobbiamo maturare qualcosa che ancora non comprendiamo. Riguardo ai chakra, si vede come la tradizione induista, la tradizione buddista del Medio Oriente sono tutte collegate, tutte parlano di una cosa sola. Anche gli indiani d'America ci sono arrivati, cioè in Oriente hanno detto: guardate che esiste Maya che è illusione. E gli indiani d'America l'hanno chiamato mitote, il mitote, questi sono i toltechi, no? Era un popolo molto avanzato spiritualmente, e loro avevano scoperto che chi nasce nel mondo nasce nel sé separato. Perché? Perché non nasciamo direttamente nell'uno? Questo è un mistero che però in realtà ha in sé una chiave di lettura. Ed è: tu quando sei bambino non ti possono dare le chiavi di una Ferrari in mano per poi andare a guidare in mezzo in autostrada se sei un bambino, giusto? Quindi quando andremo dall'altra parte e varcheremo la soglia del regno, quello che voi avete fatto in vita avete messo tesori in cielo, quindi avete costruito qualcosa qui sulla terra in cui avete capito realmente dove sbagliate e dove invece siete nel giusto, perché uno dice: ma allora non devo più giudicare. No, in realtà tu devi giudicare una persona se sta sbagliando, ma devi giudicarla senza offendere, devi giudicarla nell'uno, non devi essere doppio, ok? Io ad esempio personalmente non, con il pensiero ogni tanto giudico, ok? E col parlare no. Quindi anche qui questo discorso del terzo occhio, io sono ancora un po' separato, ok? Perché ancora delle volte con lo sguardo giudico, pensando. Ecco, allora volevo tornare sul canale di esoterismo e dintorni di Mara I, che lascerò il link in descrizione, dove lei spiega una cosa che sì, io ci ho messo anche lì un po' per capire, però effettivamente è così. Cioè, i primi livelli di coscienza, 1, 2, 3, sul primo siamo sul dare per offendere, dare per distruggere il livello radioattivo, è proprio così, cioè tipo a me mi hanno fatto del male, che ne so, è morto mio padre, è morto mio fratello, è morto mio figlio, io adesso sono completamente distrutto dentro, adesso devo distruggere anche te. Il primo che mi capita intorno, guarda caso però, da chi è che vado? Non vado mica di certo da uno alto 2,30 m con 150 kg di muscoli, vado da un tibetano. Giusto? Vado da quello più debole. È sempre il forte che deve schiacciare il debole. Siamo sul primo livello di coscienza. Io esisto. Ok? Che è il sé scimmia, cioè proprio ancora radicato nella terra, il sé animalesco. Quindi, il primo livello di coscienza è questo.
il secondo e il terzo livello di coscienza sono, diciamo, leggermente migliori del primo, però ancora sono, io sono ad esempio che è il plesso solare, che è la città del gioiello splendente, è proprio l'ego, rappresenta proprio il sole, no? Però è un sole che è falso, cioè è un sole che acceca. Per questo Michelangelo Cirito, che saluto, che aveva fatto un canale che si chiama La Casa del Padre, direi che ci ha preso in pieno quando dice: il sole di questo mondo ti acceca. Mi volevo collegare al culto della Dea Madre. Perché proprio tornando indietro e riguardando tutto quello che hanno fatto, tutte le religioni, tutto quello che hanno detto, il mitote e anche il culto della Dea Madre, tutti dicono sempre la stessa cosa. Cioè, hanno trovato in Babilonia e i Sumeri delle statuette di donna con la testa di serpente, perché c'era il culto del serpente. E che cosa rappresentava il serpente? Il serpente ha tre fasi. La prima è quella del letargo, che rappresenta proprio la coscienza che ancora dorme nel mondo, quindi ancora sogna, quindi Morpheus, no, che arriva da Neo e cerca di svegliarlo, però, perché diciamo che in realtà Neo aveva già intuito che, quindi si stava. Il serpente si stava risvegliando, no? Dentro di lui, che sarebbe poi la Kundalini. Alla fine è diventato quel serpente lì, è diventato la Kundalini. Poi la seconda fase rappresenta la muta, quindi l'apertura di tutti i chakra. Ogni chakra rappresenta una trasmutazione alchemica dal piombo, quindi dalla terra, quindi dalla materia all'oro, per oro si intende anima, spirito. E poi c'è la rinascita, no? C'è questa muta che è una trasmutazione, una trasfigurazione del Cristo, no? Che rappresenta proprio questa cosa qui. E poi c'è la rinascita dove c'è l'albedo, il bianco, l'ultimo chakra, dove siamo un tutt'uno con il Padre, siamo in stato di grazia di Dio. E quindi praticamente cosa è successo? Il sé esteriore è morto nel mondo. E siamo rinati in spirito, siamo rinati nel nostro Signore Gesù Cristo. Molto semplice. Perché la fanno così difficile quando vai in chiesa e parlano per parabole e parlano ancora alle persone come per dire: io ho messo i segreti nel mondo, a loro non è dato comprendere. Perché 2000 anni fa era così. Adesso i tempi stanno cambiando. Cioè YouTube, ci sono persone come me, come Federico Cimaroli, come Salvatore Brizzi, dove anche loro sono morti nel mondo, si sono risvegliati in spirito come tante altre persone, tantissime, e stanno dicendo con le loro parole il vero significato di Cristo, il vero significato del Buddha, il vero significato del perché siamo qui. Riguardo al guardiano della soglia, quando andremo davanti al guardiano della soglia, vorrà vedere in noi se abbiamo capito, uno dice, la lezione che ti è stata impartita. In realtà Dio è amore infinito, Dio è amore infinito, non c'è stata nessuna lezione che nessuno ti ha impartito. Non c'è stata nessuna lezione che lui ti ha impartito. In realtà è il tuo sé esteriore in cui tu, essendo identificato nel mondo separato, quindi vedi doppio, ancora non comprendi come un bambino, non riesci a comprendere bene che cos'è questa tempesta che è arrivata e quindi io devo distruggere tutte le cose che mi stanno vicino, no? Devo fare del male agli altri. E devo offenderli giudicandoli. Il giudizio.
Vedete, quando il mio gatto c'erano i temporali, così si andava a nascondere perché aveva paura, non comprendeva che cos'era questa tempesta fuori. E lui si va a nascondere il gatto quando c'è il temporale, ci sono i tuoni. E noi ancora questa tempesta che viene in noi, dove ci viene a mancare il fratello, dove veniamo abbandonati dal padre, dalla madre, siamo soli. Questo senso di abbandono ancora noi non lo comprendiamo perché per l'appunto questo è un pianeta scuola, cioè noi stiamo crescendo in questo mondo e dobbiamo avere il tempo giusto per crescere, per capire le cose. Io ad esempio uscivo con i miei amici, ma quando li guardavo ero nel sesso separato e quindi li giudicavo. Non solo giudicavo col pensiero, ma proprio facevo anche con la voce, cioè quindi muovevo le acque, muovevo le persone proprio perché io ero separato, cioè giudico le persone pensando che nel loro modo di agire quello che faceva era sbagliato, ma in realtà quello che ero sbagliato ero io. È questo quello che c'è da capire. Che poi io torno a ripetere, non è detto che voi non dovete giudicare. Il giudizio deve essere mirato per la crescita, non deve essere mirato per distruggere, quindi sul primo chakra. Deve essere mirato alla crescita. E quindi siamo già sul quinto chakra, ok? Quindi il quinto chakra è chi usa la parola, deve essere una parola. A parte che dopo va bene che avete aperto il quarto, siete già a posto. Cioè dopo gli altri tre vanno su da soli. È la parola vivificatrice di Dio. Quindi voi quando parlate e siete nell'uno, la parola vivifica in voi, ma anche negli altri. Quindi siete consapevoli di quello che dite. E proprio responsabili anche di quello che dite. Prima invece no, cioè prima offendevi, ma non sono responsabile di quello che dico, non è mica colpa mia, è lui che ha parcheggiato lì, ma come dice Salvatore Brizzi, e mi ha fregato il posto del parcheggio. Io non c'entro mica niente, io sono nell'uno, però giudico, però io sono nell'uno, non è mica colpa mia, è lui che è stronzo. Io non c'entro niente, io sono nell'uno, assolutamente. E invece no, e invece il terzo occhio rappresenta proprio questa cosa qui, del triangolo, no? Quindi del 2 fate l'1 e quindi troviamo il terzo occhio qua, però appunto si forma un triangolo. Il numero 33 rappresenta i due ponti, i due ponti. Quindi abbiamo 3, come il triangolo, no? A tre angoli, no? E 3 sopra. Quindi abbiamo una costruzione dell'ego, benissimo, perfetta, equilibrata, e una costruzione nello spirito, quindi abbiamo un sé esteriore in questo mondo che non diventa più illusorio, no? Perché siamo già nell'uno, quindi abbiamo costruito il ponte tra terra e cielo, no? Sono perfettamente convergenti. Adesso ve lo faccio vedere in un disegno. Allora, abbiamo costruito il nostro ego centrato nella materia e il nostro ego centrato nello spirito. Quindi praticamente fate del 2 l'1 e quindi abbiamo un solo corpo, un solo spirito, non è più doppio, cioè solo nella materia illusoria, no? Che di per sé una persona può essere anche buonissima, bravissima, non aver costruito niente nello spirito, e andare davanti al guardiano della soglia e dire, il guardiano della soglia lo guarda e dice, tu sei stata una brava persona e puoi passare ai regni, ai mondi successivi, no? Mondi superiori. Quando si parla di accedere a mondi superiori, questo è un pianeta proprio basso, basso, si parla proprio di accedere
a dei mondi dove non c'è più una persona che ti prende la pistola, te la punta alla testa e ti dice, tu inizi a parlare di cose strane, come cioè, anche, cioè, fanno proprio ridere, fanno ridere l'idea del comunismo, no? Perché non si rendono conto che anche loro in realtà stanno inculcando nelle persone una religione obbligatoria, ancora peggio del cristianesimo, perché il cristianesimo nessuno ti obbliga di andare in chiesa, invece loro ti obbligano, cioè siamo proprio sul primo chakra, siamo sul livello basso di coscienza che non riesce a vedere, a capire, ad andare oltre se stessa, oltre sé, oltre il sé. E dice, tu devi metterti la divisa, perché siete tutti uguali. Guai se forse tu sei diverso da me. Guai, eh? Io non voglio mica che tu pensi in modo diverso da me. Nazismo uguale. Nazismo uguale, anche se loro mettevano un po' di misticismo in mezzo, ma non avevano capito. Se avete visto il video dei colori sul numero 33, e lì si capisce chiaramente perché i nazisti pensavano di essere superiori agli altri, no? Perché i biondi solitamente stanno un po' più in alto come i chakra più bassi, e quindi, essendo il terzo chakra, quindi quello del plesso solare, del sole e dell'ego, che è l'ultimo proprio della piramide, e loro pensavano di essere la razza superiore. Ma in realtà non è così. Riguardo al concetto del perché noi nasciamo nel sé separato e non nasciamo direttamente nell'uno, il concetto è questo: quando noi andremo dall'altra parte, quindi davanti al guardiano della soglia, quello che voi avete fatto in vita è merito vostro, quindi quello nessuno ve lo può togliere, perché se voi un domani accedete ai regni superiori, dove noi non abbiamo cognizione di causa di quello che c'è realmente. Molta gente penserà, chissà quale tecnologie ci saranno. C'è molto di più anche a livello spirituale, ma molto di più. Loro diranno: ma te lo sei, cioè, te lo meriti di essere qui? Te lo meriti di guidare una Ferrari? E la risposta è: sì, certo, me l'ha dato il padre. Io sono nato così, sono direttamente nato così, me l'ha data lui. E invece quello che invece, come tutti i padri, vogliono vedere nei figli, cioè, il discorso è sempre questo, te lo devi meritare, no? Perché un padre ricco che dà una Ferrari a suo figlio, ma il figlio non è ancora maturo, solitamente che cosa farà? La poelca, si droga, va in giro e scialacqua tutto, no? Stessa cosa vale proprio per lo spirito e per il discorso di maturare nello spirito più che nella materia. E quindi quello che tu fai in questa vita è mettere tesoro in cielo, quindi costruire qualcosa che nessuno ti toglierà mai più e che è tuo, è proprio tuo in maniera concreta. Che non si dica mai che tu vai dall'altra parte e dico, ah, ma quello te l'ha regalato il padre. Cioè, che non si dica mai che tu vai nei mondi superiori e ti dica, ah, ma quello te l'ha regalato il padre, non è tuo. Anche secondo me non meriti di stare qui, guarda. E siamo giudicanti, no? Tipo, cioè, nei mondi superiori giudicanti. Sto scherzando. No. Quello che vuole il padre è che tu te lo meriti. Se te lo meriti, ti sarà dato. Cioè, a chi ha sarà dato, a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Perché? Perché deve comprendere ancora certe determinate cose dentro di sé. Fin quando non muori nel mondo, fin quando il falso ego non muore, questa cosa non riesci a capirla. Mi dispiace che molta gente dica: tu credi alle favole,
giudicando senza conoscere proprio niente, cioè non conoscono niente, giudicano perché sono ancora nell'atto della separazione. Tu credi alle favole, sei un robot, sei un automa, la chiesa è per i robottini, siete tutti uguali, siete fatti tutto con lo stesso stampino, siete come le pecore e non pensate neanche per una volta con la vostra testa veramente. In realtà, voi siete quelli che sono nelle favole. Non conoscete niente dell'uno, non sapete niente di che cos'è questa roba. Proprio la ignorate, non la conoscete. Non esiste, giusto? Dio non esiste. Per questo Nietzsche, quando ha visto i primi pattern nella vita, ha visto queste forme che si ripetono, no? Che è la geometria sacra, no? Ha detto: questa è una illusione della vostra mente che vede le cose e pensa che facciano parte di Dio, quando in realtà noi non, quando in realtà Dio non esiste e quella è una invenzione vostra, ok? Cioè, nella natura le cose nascono così perché sono nate dal caso, finita lì. In realtà, 100 anni dopo, è venuto un certo Mandelbrot, uno scienziato, sempre, che ha detto: guardate che quei pattern lì sono modelli matematici ben precisi, sono dei frattali. Quindi Nietzsche, quando vedeva quelle cose lì, siccome lui doveva portare avanti il suo programma, ha fatto... Ha negato la realtà, l'ha negata, no? Perché non poteva. Anche Freud aveva capito che c'era questo mitote, che c'era Maya, no? Che noi nasciamo separati dall'uno, che ci manca qualcosa, c'è sempre questa perenne mancanza di qualche cosa, no? Che poi dopo ci porta a soffrire, ci porta a soffrire. E ha scritto un libro, il quale non mi ricordo. Però non aveva capito. Young aveva capito, e difatti poi dopo si sono fatti la guerra fra di loro, più o meno. Ma purtroppo è così. Bene. In conclusione, se non l'avete ancora letto, leggete Il potere di adesso di Eckhart Tolle. E è per me un sollievo ogni volta che lo riapro, vedere e leggere delle cose, non che mi erano sfuggite, ma che sono sempre lì, no? Come sul quinto chakra, una parola che vivifica. E mi fanno molto piacere rileggerle perché ti ritrovi subito sul sentiero. Appena leggi Eckhart Tolle, ti ritrovi subito sul sentiero. Poi lui, va bene, lui concentra molto il discorso sul potere di adesso, che è del stare sul qui ed ora. Però in realtà ci sono altre cose che le religioni hanno insegnato, che è per l'appunto la via del mezzo, che è quella più importante. Cioè proprio non siate doppi, ma siate nell'uno. Bene, per questo video è tutto. Un caloroso abbraccio. Ciao.